Consiglio, metà legislatura, rinnovo unanime delle cariche istituzionali delle 7 commissioni permanenti del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale sostiene l'attivista georgiana Nana Malashkia. Sport, volley femminile, gonfalone d'argento alla Savino del Bene Scandicci. Rinnovate le cariche istituzionali delle 7 commissioni permanenti del Consiglio regionale. Sono state rinnovate le cariche istituzionali delle 7 commissioni permanenti del Consiglio regionale al termine del passaggio di metà legislatura. Il presidente dell'Assemblea Toscana, Antonio Mazzeo, ha presieduto alla votazione e all'insediamento degli uffici di presidenza. La prima commissione, affari istituzionali, programmazione e bilancio, ha votato all'unanimità la conferma del presidente Giacomo Bugliani, della vicepresidente Elisa Tozzi e della vicepresidente segretaria Valentina Mercanti. La seconda commissione, sviluppo economico e rurale, ha confermato all'unanimità Ilaria Bugetti presidente, Vittorio Fantozzi vicepresidente e Mario Puppa vicepresidente segretario. Riconferma unanime in terza commissione, sanità e politiche sociali, anche per Enrico Sostegna alla presidenza, Andrea Ulmi vicepresidente e Andrea Vannucci vicepresidente segretario. Sono onorato che mi sia stata confermata la fiducia come presidente di commissione per questa seconda metà di mandato, una seconda metà di mandato nella quale ci saranno molte tappe importanti per l'attività della prima commissione, prima tra tutti l'approvazione del programma regionale di sviluppo che dovrebbe avvenire entro pochi giorni e poi usualmente le tappe della prima commissione che vanno dall'approvazione del bilancio a tutte le variazioni di bilancio e documenti di economia e finanza, ovvero ai capisaldi di quella che è l'attività finanziaria e quindi anche di governo della nostra regione. La prima commissione è carica di adempimenti non soltanto in questo ambito ma anche in altri settori. A breve avremo nella commissione anche le relazioni dei garanti, del difensore civico, quindi momenti importanti per la vita istituzionale di questa regione. Con questo rinnovo di mandato, che riguarda non soltanto la presidenza ma anche la vicepresidenza, la consigliera Elisa Tozzi e anche la consigliera segretaria Valentina Mercanti, sono sicuro che si potrà ripartire al meglio per portare a compimento tutte le importanti attività che ci attendono. Assolutamente soddisfatta per questa riconferma, sarà un lavoro importante per i prossimi 2 anni e mezzo, un lavoro che abbiamo iniziato e che ora dobbiamo portare a conclusione con le sfide che abbiamo di fronte, che sui temi strategici per la nostra regione, quindi il tema del lavoro, il tema delle imprese, il tema dello sviluppo agricolo, turismo, commercio, caccia, quindi tutti quei temi su cui abbiamo pronte anche tante proposte e su cui abbiamo tutta la voglia e l'intenzione di continuare a fare un ottimo lavoro nell'interesse di tutta la Toscana. Sono molto contento, abbiamo fatto un lavoro importante nella prima metà della legislatura regionale, quel lavoro degli Stati Generali della Salute. Ora è un momento comunque complicato per il sistema sanitario, dove ci sono tante sfide sul personale, sugli investimenti, sull'organizzazione del territorio, sull'innovazione tecnologica, e quindi ci aspetta un lavoro importante per questa ulteriore metà di legislatura. Sono contento, insomma, che tutta la Commissione, il Consiglio regionale tutto, abbia confermato la fiducia nei confronti del lavoro che io e l'ufficio di presidenza tutto abbiamo fatto. La quarta commissione, territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture, vedrà sempre alla presidenza Lucia De Robertis, alla vicepresidenza Alessandro Capecchi, vicepresidente segretario Cristiano Benucci. La quinta commissione, istruzione, formazione, beni e attività culturali, ha deciso di ridare fiducia all'unanimità a Cristina Giachi alla presidenza, Luciana Bartolini, vicepresidente, e Maurizio Sguanci, vicepresidente segretario. Riconferma in commissione controllo per il presidente Alessandro Capecchi, il vicepresidente Andrea Pieroni e la vicepresidente segretaria Silvia Noferi. Voto unanime infine anche per la conferma dell'ufficio di presidenza della Commissione Politiche Europee e Relazioni Internazionali, il presidente Francesco Gazzetti, il vicepresidente Giovanni Galli, la vicepresidente segretaria Anna Paris.
È venuta sì all'unanimità da parte della Commissione, ringrazio il Presidente per la proposta, i colleghi non solo per avermi confermato in questo incarico ma per l'aiuto e il supporto che hanno dato durante questi 2 anni e mezzo. Credo che gli impegni che abbiamo da qui a fine legislatura siano importantissimi, primo fra tutti il piano dei rifiuti che ci vedrà impegnati in sede di audizione, di confronti con il territorio, con gli stakeholder, insomma con tutti i soggetti che possono aiutare a dare un piano all'altezza di questa meravigliosa regione. Ce la metteremo tutta nell'ascolto, nella sintesi e con l'aiuto credo dei commissari di maggioranza e di minoranza faremo un buon lavoro. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi 2 anni e mezzo, abbiamo avviato gli stati generali della cultura in Toscana che si stanno avviando alla fine, insomma è stato un periodo denso di scoperte per tanti consiglieri, di familiarizzazione con un mondo che è il mondo del lavoro in campo culturale che a volte sfugge ai più per le dimensioni e per l'importanza di questa quota di lavoratori e devo dire che dopo la pandemia è stato anche bello poter supportare queste categorie di lavoratori che anche nei ristori avevano avuto difficoltà a trovare riconosciute le proprie aspettative e il danno ricevuto. Quindi 2 anni e mezzo di lavoro intenso per un settore che riteniamo sia strategico per le politiche regionali, non soltanto perché la cifra culturale è una componente importante dell'identità toscana, ma anche perché si tratta di un settore a forte tasso di innovazione, di occupazione giovanile e di imprenditoria innovativa. Quindi c'è molto ancora da lavorare per far essere questo asset sempre più strategico nelle politiche di sviluppo della Toscana. La Commissione Controllo sta recuperando centralità nel lavoro del Consiglio regionale, una commissione si deve occupare di verificare non soltanto la coerenza fra i singoli atti e la programmazione generale dell'ente, ma soprattutto esercitare un controllo sugli atti e sulle delibere della Giunta e dei dirigenti e in modo particolare sugli atti e sui contratti degli enti partecipati, cioè delle tantissime aziende che direttamente o indirettamente sono controllate dalla Regione Toscana. È un impegno arduo a cui si somma anche la verifica a consuntivo del bilancio generale della Regione e del Consiglio regionale con il giudizio di parifica della Corte dei Conti, quindi un ruolo che insieme al Vicepresidente Pieroni, insieme alla Segretaria Silvia Nofri e a tutti i membri della Commissione stiamo svolgendo, ripeto, tentando di recuperare a questa Commissione il ruolo che le spetta di cerniera fra il lavoro del Consiglio e il lavoro della Giunta, non mancando naturalmente di ascoltare anche le denunce, le segnalazioni per quanto possibile da parte di cittadini, comitati, associazioni che ci possano far notare ciò che possiamo approfondire nell'interesse generale. Innanzitutto voglio ringraziare le colleghe e i colleghi della Commissione che hanno voluto confermarmi alla guida della nostra realtà, così come mi congratulo con i vicepresidenti Giovanni Galli e Anna Paris. Le cose da fare sono molte, avevamo già messo in cantiere una serie di attività che puntano sostanzialmente a rafforzare, a dotare di ancora più strumenti operativi questa commissione e la cosa più importante alla quale personalmente tengo davvero più di tutto e più di tutti è quello di continuare a preservare il clima che si respira all'interno della nostra commissione, un clima dove le differenze sono elementi di reciproco arricchimento, dove c'è un confronto e un dialogo costante e dove si cerca di lavorare per arrivare a una condivisione degli obiettivi. Questo è l'impegno per la seconda metà della legislatura e sono convinto, tornando a ringraziare le commissarie e i commissari per la fiducia che mi è stata rinnovata, che riusciremo a mantenere questo impegno. Il Consiglio regionale sostiene Nana Malaschia. Palazzo del Pegaso ha accolto in Toscana Nana Malaschia, la cittadina georgiana, simbolo dei valori e dei sogni europei di libertà e democrazia. Le sue immagini hanno fatto il giro del mondo quando lo scorso 8 marzo in piazza Tbilisi, durante le proteste contro la legge filorussa sulla trasparenza dell'influenza straniera, si è fatta scudo con la bandiera dell'Europa, resistendo agli idranti della polizia, rimanendo in piedi davanti alla folla, sostenuta anche dagli altri manifestanti. Questo gesto e il suo impegno l'hanno resa un'icona di libertà nel mondo. Per questo motivo
motivo il Consiglio regionale, nell'ambito delle celebrazioni delle giornate dell'Europa, ha scelto di invitarla in Toscana per consegnarle un riconoscimento simbolico ed esprimere solidarietà al popolo georgiano. Una battaglia per i diritti, una battaglia per la democrazia, una battaglia perché la Georgia possa far parte dell'Unione Europea. Mi sono emozionato nell'ascoltare le parole di una donna che cerca di combattere per la libertà insieme a tanti altri uomini, insieme a tante altre ragazze, insieme a tanti altri ragazzi. La Toscana è sempre stata una terra che non si è mai voltata dall'altra parte e anche oggi con questo riconoscimento abbiamo voluto mandare un messaggio di speranza, la speranza di poter vivere in un mondo migliore, un mondo con più diritti, con più opportunità, in un mondo libero. La libertà è come un fiore, va innaffiato giorno dopo giorno e noi, anche se il popolo georgiano vive a centinaia di chilometri di distanza dalla Toscana, vogliamo mandare il messaggio che non siamo mai stati, non siamo e non saremo indifferenti e non ci volteremo dall'altra parte e costruiremo le condizioni perché il popolo georgiano possa decidere nella sua piena autonomia se entrare a far parte dell'Unione Europea, entrare a far parte in quel sogno di più diritti, più democrazia, più libertà. Dal Consiglio regionale della Toscana è arrivato un profondo ringraziamento a Nana Malaschia, che nello spirito e nei valori europei ha riunito popoli diversi in una sola patria, avvicinando la Georgia e la Toscana. Ero riuscita, però penso che già la mia presenza qua oggi è un segnale di sostegno da parte dell'Europa. Come popolo georgiano stiamo combattendo per i diritti della libertà, della democrazia e dobbiamo sorpassare tantissimi ostacoli come paese e stiamo forti nella nostra lotta. Gonfalone d'argento alla Savino del Bene, volley Scandicci. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha consegnato il gonfalone d'argento alla Savino del Bene Volley Scandicci. La squadra ha vinto la CEV Cup 2023, si è qualificata alla prossima edizione della CEV Champions League 23-24 grazie alla seconda posizione conquistata al termine della regular season del campionato di Serie A1. Il più alto riconoscimento dell'Assemblea Toscana è stato consegnato nelle mani del presidente del club Sergio Bazzurro, accompagnato dal coach Massimo Barbolini, dalla capitana Enrica Merlo, con le compagne di squadra Veronica Angeloni, Ekaterina Antropova e Isabella Di Giulio. Un grande onore, una cosa, ripeto, che non capita tutti i giorni e questo è una grossa soddisfazione perché noi ovvio lavoriamo soprattutto per ottenere dei risultati sportivi, però quando si vede che c'è questo riconoscimento, che i nostri risultati danno questa soddisfazione anche a una regione poi importante come quella della Toscana, è un premio per noi ulteriore al lavoro che facciamo e ai risultati che otteniamo. Ma il progetto va nel cercare di fare ancora meglio quello che abbiamo fatto, penso, molto bene. Non penso che bisogna fare delle cose eccezionali per migliorare, ma farle con più continuità, cercare sempre di fare uno step, un passo una alla volta, con tanta umiltà, senza pensare di aver vinto prima di iniziare, perché il problema è che quando c'è troppo entusiasmo si pensa di ottenere risultati solo con questo. Invece i risultati si ottengono con la programmazione, penso che Savino del Bene l'abbia insegnato in questi anni e quindi il prossimo anno sarà ancora più bello perché probabilmente ci si aspetterà ancora qualcosa di più da noi e noi faremo di tutto per lavorare e per fare di ottenerlo. Io sono contento che loro abbiano vinto, combattuto fino a che è stato possibile alla semifinale e faremo meglio l'anno prossimo quando andremo a combattere in Champions League. Bene, mi emoziono, non riesco quasi a parlare, quindi è una cosa bella, bella per la squadra, bella anche per il nostro sodalizio. Inaspettato, come ho detto prima, e mi è piaciuto sentire le parole, come appunto ho detto prima, dei valori, della passione, della vicinanza che abbiamo sentito da tutto questo pubblico, da Scandicci ma anche dalla stessa città di Firenze, e questa secondo me è una delle cose più importanti. Ma io credo che non ci sia una descrizione dettagliata su quello che potrà essere. Abbiamo abituato bene, certo, quello abituarsi bene è sempre facilissimo. Io dico solo che vincere
aiuta a vincere, è una frase scontata ma non è banale. E quindi posso solo dire a tutti che ripartiamo da qui, poi accadrà quello che accadrà. Un riconoscimento personale è stato riservato anche a Veronica Angeloni, che chiude con questa stagione la carriera agonistica e avrà un ruolo nel club come responsabile delle relazioni esterne e marketing. È un onore poter ricevere un premio così dalla regione, per me doppio anche perché sono toscana, ed è un'ulteriore conferma al buon campionato che abbiamo fatto. È stata anche più faticosa e difficile, come è normale che sia un percorso sportivo e un campionato sportivo. Siamo felici perché dalle difficoltà ne siamo usciti sia vincenti che comunque con ottimi risultati, ed è quello che ci poi auguriamo anche per la stagione futura. La tua prossima stagione sarà un po' diversa però. Sì, assolutamente, non sarà più con le ginocchiere, ma sarà diciamo sempre al fianco della squadra e della società, ma con altre vesti.